A io e te ho l'onore di ospitare Stefania e Amanda Sandrelli. Grazie, grazie. Che bello. Impressione vedersi così piccole. La prima volta che vi vedo insieme, almeno in questa trasmissione, perché con te ci siamo visti lo scorso anno. Sì, sì, sì. Benvenute. Grazie. No, grazie. Sono molto felice, io sono molto sensitiva e quando mi trovo così a mio agio con delle persone carine che stimo tanto, Katia, Santino, Pierluigi, mi sento a casa, mi sento in famiglia, non mi sento, capito, nessuna maschera, e quindi sto tranquilla, perché poi quando un'attrice della mia Lena, che ho cominciato che avevo 15 anni, praticamente è abituata a una maschera, è molto difficile stare a proprio agio senza. Mi fa molto piacere ascoltare, ecco, queste parole. Te l'ho dovuto dire perché... Grazie a voi. Amanda, ma mi piace il modo in cui tu hai condotto la tua carriera, ma moltissimo. Non deve essere stato facile essere figlia di Gino Paoli e di Stefania Sandrelli e conservare e costruire una propria autonomia professionale, emotiva e intellettuale. Tu ci sei riuscita, pagando quale prezzo, se l'hai pagato? Non ti guardo. Ma intanto non era mia intenzione, nel senso che proprio perché appunto avevo già una situazione abbastanza nota in famiglia, c'ero nata, pensavo di fare tutt'altro, pensavo di studiare, volevo fare la psicanalista, insomma avevo altri progetti per la mia vita. Ma la vita non va sempre come uno pensa che debba andare, quindi non ci resta che piangere. Mi proposero Benigni e Troisi, avevo 19 anni, avevo appena fatto la maturità e l'ho presi come un gioco, lo feci ma pensando che sarebbe stato un gioco, insomma. Un gioco che mi venne con grande facilità e divertimento. Ma la cosa che tutti dicono di te, io ho sentito in questi giorni tuoi colleghi, amici comuni, che magari non sai che sono anche miei, dirmi la stessa cosa. Cioè, tu conosci ed entri con molto tatto nel mondo interiore degli altri, come a dire che quel lavoro che volevi fare, la psicanalista, in realtà lo hai fatto attraverso l'arte della recitazione, ma attraverso anche il modo che hai di relazionarti con le persone con cui lavori. Cioè, ti appassionano gli altri. Sì. Sì, e ho assolutamente, infatti per quello credo poi di essere arrivata al teatro e di averlo scelto come casa. Io ho proprio bisogno degli altri, ho bisogno di lavorare insieme agli altri, ho bisogno di armonia assolutamente e credo di saper fare il mio lavoro meglio con gli altri. Ho fatto anche dei monologhi, ma non sei mai sola in Però teatro. Però la tua mamma, Stefania, penso che volontariamente, involontariamente, ti abbia educato a questo. Perché in un'Italia perbenista, moralista, in un'Italia cieca, l'Italia in cui Stefania Sandrelli metteva al mondo Amanda, la signora Sandrelli con un coraggio incredibile, incredibile, mentre Paoli era sposato e quindi ha dovuto andare a partorire a Losanna, ha, come dire, messo al mondo un essere umano raccontandoti sempre la verità rispetto a tuo padre, sì, sì, alle sue geografie affettive e agli amori che lei attraversava. Questo coraggio in quell'Italia là, chi te lo dava, Stefania? Semplicemente io sono fatta così. Sono fatta così e sono, diciamo, ho anche qualche dubbio fortunatamente nella mia vita. Però le mie poche certezze sono proprio granitiche. Ma te ti ricordi il giudizio delle colleghe, dei giornali, degli altri rispetto a questo rapporto con Paoli che ha prodotto una delle cose più belle, cioè un essere umano, in questo caso Amanda? No, io non l'ho vissuta, diciamo, è un misto anche di incoscienza, però io credo di essere stata, adesso che mi posso guardare indietro, non per lodarmi ovviamente, che sarebbe un po' imbrodarmi, e di cui sono perfettamente cosciente, sono stata forse più coraggiosa che incosciente, anche un po' incoscientina, Però d'altronde seguivo i miei desideri e il mio grande amore per il padre di questa signorina e per, voglio dire, era più grande di tutto. Ma è vera questa storia che lui era tornato dal Giappone? Sì. Erano passati 4 giorni, sì,
tu sei, scegliete insieme di andare a Losanna per partorire Amanda e a un certo punto si crea un dibattito, non ho ben capito se in sala parto, dopo o prima, in cui tu dici, bene, Amanda è il nome che ha scelto Gino per Amanda, ma a te non piaceva perché una compagna tua di scuola si chiamava Amanda? Sì, e mi dava le cartellate in testa. Era una stangona alta 2 metri, bionda, con i capelli, con un caratteraccio. Sì, ma... Tu hai subito... L'ho aspettata al varco. No, no, ho subito delle cartellate micidiali. Ma da questa compagna? Sì. Ed è per questo che non volevi chiamarla Amanda? No, e mi stava sul... Sulle scatole? Mi stava, quindi mi tu hai stava. Detto a Gino, se la chiamiamo Amanda, il cognome è mio, Sandrelli. Sì, sì, esattamente così. Ma lui come, gli è andata giù subito la cosa o no? Ma no, era un nome molto bello. Io poi, insomma, io sono istintiva, però poi analizzo anche fortunatamente un po'. E anche nel mio lavoro, insomma, no? Sono, la scelta è istinto. E poi è ovviamente è un'analisi anche che mi deve coinvolgere emotivamente, no? Che deve avere un senso, deve avere dei sostegni, insomma, no? E quindi ho perso il filo di che parlavamo. Quindi Gino, Amanda, il cognome Sandrelli. Vado avanti io perché ho un'altra domanda da farti. Sì. Ad un certo punto tu, con estrema franchezza, rivolgendoti ad Amanda bambina, visto che eri molto impegnata sui set, gli dici, figlia mia, forse è meglio che vai a vivere un po' con tuo papà. E se non sbaglio, Amanda passa gli anni, diciamo, della preadolescenza e della prima adolescenza fino ai 13 con Gino. Sì. E la cosa che mi ha colpito della vostra storia è che mentre tu sei una passionale, una carnale, un'emotiva, dici sempre quello che pensi, Gino, essendo un gentiluomo, apparentemente burbero, chi lo conosce, chi lo frequenta sa che ha dei momenti di dolcezza, di generosità che lui dedica solo alle persone a lui più care. Certo. E tu questo aspetto in quegli anni, Amanda, l'hai conosciuto molto bene. Sì, in realtà appunto sì, non è stato esattamente, cioè, era un periodo molto difficile per lei, era un periodo sentimentalmente difficile. Perché litigava spesso col suo compagno. Insomma, sì, era un momento molto, molto, molto. Non volevo scendere nei particolari. No, però per dire che, ecco, non è che l'ho cacciata. No, per dire che non era così, ecco, era una situazione che avevo anch'io capito e quindi quello che lei ha fatto, e trovo che sia estremamente intelligente, sì, e istintivamente la scelta giusta, è coinvolgermi, cioè non dirmi guarda la situazione è questa, devi andare a Milano, ma dirmi la situazione è questa, cosa vogliamo fare? Cioè, ti ha sempre parlato... Cosa vogliamo fare? Cioè, cosa preferisci anche tu fare? Ma ti ha sempre parlato, pur da adolescente o da preadolescente, non solo da figlia, ma anche da amica, da... Cioè, sì, insomma, dando come si... Cioè, i bambini sono bambini, ma non sono stupidi. Certo. I bambini sono piccoli. Lo diceva Bollea. Cioè, sono soggetti bambini, attivi della società. No, più o meno intelligenti. Insomma, io ero effettivamente abbastanza Giovanni. Matura per l'età che avevo. Non è questione insomma. Di intelligenza, insomma. Per cui però questo trasferimento è abbastanza impegnativo, perché dagli 8 ai 13 anni cambiare città, cambiare famiglia, cambiare amici... A Milano tutto. Sei andata a vivere? Sì. Non è proprio facilissimo. Che tra l'altro tu, penso, all'inizio... Insomma, studiare più che altro, certo, diciamo, ovvio, ecco, prevalentemente. Quelli erano gli anni dello studio. Però come spesso accade nelle famiglie allargate dell'epoca, adesso noi diamo tutto per scontato, ma insomma all'epoca era ben diverso, perché giustamente tu maturi una naturale diffidenza per Anna, la compagna di Gino, e poi scoprirai più tardi, sì, che invece quella signora non solo ti accoglierà, no, ma al tempo stesso stabilirà con te un rapporto di complicità. Sì, sì, Anna è una cosa bellissima. Anna per me è veramente una seconda mamma, senza nulla togliere a lei, ma veramente è una persona fondamentale nella mia vita. È chiaro che all'inizio non la sopportavo, non la riconoscevo, non avevo, come dire, e in più cercava anche di educarmi, cioè di darmi delle regole, cosa che ho sempre sopportato molto male. Quindi c'era un carico di più, no? Però queste sono cose di cui poi ti accorgi e che Senti, capisci andando avanti. Tra mamma e figlia, che poi è un rapporto non solamente tra madre e figlia, ma un rapporto anche tra due persone che hanno la loro autonomia, il loro modo di vedere le cose, e soprattutto siete due donne. Voglio sapere cosa Amanda ha insegnato a te e cosa tu hai insegnato ad Amanda. Partiamo da Stefania. Cosa ti ha insegnato tua figlia? Dunque, quando era piccola io la chiamavo psico, giusto appunto, perché lei leggeva, sbranava i libri, cioè non era
abbastanza diversa da me e io già la consideravo un po' una mammina povera. Gli è toccato presto, come dire, il ruolo di madre. Perché io poi con il mio lavoro sono sempre stata anche assente, sono sempre stata, come dire, insomma, gli è toccato il ruolo di madre presto. E io, come dire, mi sono un po' approfittata di questa sua grande maturità, no? Io dove la cercavo, lei aveva un libro in mano, era sempre impegnatissima, era sempre disponibilissima, curiosissima degli altri. E quindi, come dire, era un pozzo di scienza per me, capito? Ti ricordi? Kerouac anche ti ho chiamato. Gli davo sempre dei nomi molto intellettuali. E vedevo molto suo padre, credo che ci sia molto in Amanda di Gino. Quindi cosa ti ha insegnato? Quindi lei mi ha abbracciato, mi ha fatto sentire a casa, mi ha fatto sentire, mi ha dato una famiglia, mi ha dato il mio grande amore per lei e il suo grande amore per me. Quindi ti ha insegnato ad essere accettata? Forse, sì, forse ho bisogno, insomma, come tutti poi. E tua mamma la vita è complicata. E tua mamma, Amanda, cosa ti ha insegnato? Beh, sicuramente, l'ho detto parecchie volte, la leggerezza, il senso dell'umorismo, soprattutto il senso dell'umorismo che non avevo proprio tantissimo. Insomma, ero molto permalosa, molto seria io, da piccola, un po' troppo, forse. E spero invece, credo di aver imparato, insomma, anche perché adesso è un po' difficile per me sentirmi figlia. Io non mi sento figlia da ormai, credo, una quarantina d'anni. No, ma nel senso proprio, a parte che sono madre due volte di due ragazzi ormai grandi, quindi se devo scegliere uno dei due ruoli sicuramente mi sento più madre che figlia. E quindi ecco, credo che la cosa più importante per me era imparare un po' di leggerezza e con lei l'ho imparata, ma l'ho imparata da come è. Ecco, un'altra cosa che penso che dai genitori, come forse da tutti, non si impara quello che ti dicono, si impara quello che vedi. L'esempio. Si impara quello che sono, quello che fanno, come vivono, sì. come sono. Lei è un esempio, sì. No, di quello, cioè è come è, come la vedete, come la vede il pubblico in quello che fa e in quello che ma è. Ma si vede questa naturalezza, lo dicevo in apertura, questa vostra naturalezza, questa anche onestà intellettuale in cui avete raccontato negli anni la vostra geografia familiare, dice tantissimo della vostra personalità. Io ho un'idea, sapete che mi piace improvvisare. Allora, Katia, tra poco ti faccio parlare con Stefania, ma vorrei dapprima intonare con voi un pezzo di Gino. Ah, eccoci! Avevamo... Vi amplificate la chitarra, per piacere? Amanda, mi aiuti tu, Poi lasciamo... fammi capire che se tonalità. Se mi amplificate la chitarra, fate un piacere. Vuoi che indoviniamo? Vuoi che ti seguiamo così a braccio? Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Diversifichiamoci, che è più bello. Ma alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Che restiamo qui. Grande, una che canta. Abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Dai, Stefania, suona un'armonica. Mi sembra un organo che vibra per te, per me. Del cielo per te e per me nel cielo.
per me nel ciel. Nel ciel. E vai. Stefania, Amanda Sandrelli, Katia Riccielli. Hanno improvvisato. Ecco, io se c'è una cosa per cui ho invidia è quel talento straordinario che, mamma mia, che ha Katia, quel talento, quella voce che esce così da sola. Quella è una, lo so che non è così facile come sembra, ma il fatto che sembri così naturale è una cosa che mi innamora. Facciamo una cosa, tra poco l'amicizia che lega, ma non solo l'amicizia, ma anche il lavoro, Katia Ricciarelli e Stefania Sandrelli, dopo la pubblicità. A tra pochissimo, okay. Vi aspettiamo. Ti devo parlare di qualcuno. Quello che potremmo fare io e te. Bentornati a Dio e te con Amanda e Stefania Sandrelli. È un'intervista veramente insolita per questa trasmissione. Mi fa notevolmente piacere perché inaugurate un ciclo di interviste a due. Io ho fatto copia e incolla di quello che ho visto domenica da Mara Venier, che ha intervistato la Goggi e Romina Power. Ma prima parlavamo del rapporto che lega te con Katia Ricciarelli. Katia, quando hai conosciuto Stefania? Tantissimi anni fa. Noi ci vediamo abbastanza anche spesso perché abbiamo degli amici in comune. E così, insomma, ecco, solo che non possiamo mai stare un po' insieme. Questo è il periodo, insomma, più lungo che abbiamo vissuto, vero? Perché sempre ciao, ciao, come stai, eh? Almeno siamo state vicine, sì. Abbiamo cantato insieme, cosa vuoi di più? Non avevate mai cantato insieme? No, insomma, non mi sarei permessa, insomma, non mi sarei abbassata tanto. Hai ragione. Ma avete lavorato insieme? No, mi sembra di mai. No. Purtroppo no. Quindi no. Vi siete incrociati solamente in occasioni, diciamo, sì. Cene, feste? Dunque, sai... Allora, non te lo devo insegnare io, quando uno è un artista si conosce, vabbè, certo. Si sente, si annusa, si sa, sì, no? Sì. E c'è una cosa molto carina che ti dobbiamo dire, Amanda e io, di oh, Katia, mamma. Perché vedendo io e te, sapendo che dovevamo venire da te, e, io ho visto che Katia... ti ha detto che è stata ben 13 anni con José Carreras. Certo. Allora noi ti dobbiamo dire... Tu, praticamente, il tuo ex fidanzato ci ha fatto svenare una volta ad Amanda e me. Cioè? Abbiamo anche dovuto svenire. Mettere insieme... E svenire anche durante il concerto. Le due cose. Perché praticamente c'era una performance di José Carreras. Io non sapevo che era stato... 13 anni con sì. La grande Katia. Grande tant'è amore. Che ho preso subito il telefono e ho fatto partecipe Amanda di questo fatto. Perché praticamente c'era questo concerto, fortunatamente di beneficenza, il che abbiamo un po' caro. Sì, in un hotel molto chic, molto... Noi non eravamo così E allora abbienti. Abituate. Allora praticamente ci siamo guardate e abbiamo detto che facciamo però Amanda... Quando ci ricapita. E allora abbiamo messo insieme, insomma, il gruzzolo e praticamente abbiamo goduto, Katia, veramente. Perché cioè, quello che io amo in un cantante è la particolarità della voce. Quando, per esempio, a Modena c'era Pavarotti con i tre tenori, io ho partecipato, insomma, a una serata dei tre tenori e ognuno aveva la sua specificità. Vedi? Ma come lui nessuno mai. Sì, sì. Cioè questa voce particolare, così io credo che ti abbia fatto un po' innamorare, no? Abbiamo questa cosa in comune, perché guarda, anche a me... Scusa se ti interrompo, ma ci tenevo molto. Intanto ti ringrazio perché hai detto delle cose, Pierluigi ha detto delle cose bellissime e io ecco perché insisto sul fatto che sentendo le voci di tante persone che cantano nella lirica si sente la differenza del colore, il timbro, la sensibilità, e sono diverse l'una Sai dall'altra. Sai che Katia ha scritto un libro dedicato alla lirica per i bambini e venerdì... Questo venerdì inizieremo ogni venerdì un invito bello, che Katia bello. Farà ai bambini innamorarsi di questo genere musicale. Katia, ma prego. Volevo dire una cosa e poi chiudo perché non voglio togliere. No, figurati. Quando mi sono innamorata di José, eccolo, guarda
Bene, cos'è? Dimmi se non somiglia a Pierluigi. Ma che scherzi? Sì. No, ma guarda, è una meraviglia. Beh, una meraviglia. Mi sono innamorata dal modo, insomma, in cui lui cantava il ballo in maschera. Una frase, guarda, ma se me forza perderti... Oh! Sì, sì, a me è successa la sono stessa cosa con Gino Paoli. Sono caduta per terra e con quella frase mi sono innamorata di lui. E a me mi è successa. Abbiamo delle cose in comune. Ho saputo successa... che siamo la razza forte del 1900, sì. Puntini, puntini. A Stefania è successa puntini, la puntini. Stessa cosa con Gino con Paoli. Paoli. Fermiamoci qua. Siamo perché ho la sensazione siamo che se continuate... si toccano mondi indicibili. Sì, hai ragione. Televisivamente diamoci parlando. Una calmata. 1983. Mi sono divertito tantissimo in questi giorni nelle Teche Rai a trovare dei filmati che ritraggono Amanda, Vito, oddio, e Stefania. Guardate. Oddio. Vito? Lui gioca a pallone, tu che cosa fai? Io studio, purtroppo. Come purtroppo? E cosa fai? Il classico. Che hobby? Che hobby hai? Hobby. Canto, ma come? Mi sta suggerendo canto. Parlavi della fotografia. Sì, mi piace molto, sto imparando, però ancora non cioè, so fai tu, tutto. Sei fotografa? Sì, mi piacerebbe... No, non è che sono fotografa. Subito, si etichetta. Senti, subito. Amanda, che cosa ti piace più di tua madre? Di mia mamma, fisicamente o... No, come mamma, che cosa ami di più? E perché no? Sentiamo anche fisicamente, le venuto in mente fisicamente? Sentiamo, no, che so, brano faccio. Come una pagina bellissima, questo è un mio fan. Dicevi tu invece? Di carattere, ma di carattere niente, il fatto che non è una madre, come si può dire, standard. Non è una madre. Non sono una madre. Non è una madre. Ma come non sono una madre? Sì, è una madre quando ce n'è bisogno e non lo è quando... E a te che cosa piace di più? Vediamo. Su, che piace? Tutto, insomma. Tutto, ecco, vediamo. Con i buchi qua nel facciotto. Era sereno variabile. No, quella è proprio l'adolescenza, quello è proprio il periodo di polemica con tutti, non mi stava bene nessuno, ero irritatissima da tutto e da tutti. Ma hai visto che spocchia? Ma sai che... Una cosa proprio... No, che c'entra, che... non sono fotografa. Cioè, mi piace la fotografia, ma non è che sono fotografa. Di carattere. Tutto così. Sai che... Ce n'ho uno mi di colpisce quelle colpisce moltissimo adesso, Vito, pur non avendolo mai conosciuto, perché una delle persone a me più care ha vissuto il male che hai vissuto te nel 2016 e la prima persona a cui l'ha detto sono stato io e so che la prima persona che ha saputo del tuo male è stato Vito, certo, che ti è stato accanto. Sì, assolutamente. E penso che Vito sia un essere umano molto speciale. Sì, sì, Vito. Mi limito a dire questo. Sì, non solo, è un gran medico, oltre che essere un uomo è molto speciale. Stimato. Sì. E l'ha scelto proprio. Sì, sì, molto stimato. Io mi ricordo, molto... lui suonava la batteria, scusa. No, e Steve, io le ho detto, sapevo di Steven Gadd. In America gli ho detto, io sono l'ultima persona che ti può impedire le passioni, no? Quando decidevamo che fare... E lui era bravissimo, tanto è vero che c'ho una Yamaha ancora rossa, fiammante, un po' qua, un po' là a casa, che era la sua batteria. E lui mi ha detto, mamma, ti ringrazio, ci penso. E poi mi ha detto, guarda, io voglio fare il medico, voglio essere medico, però voglio prima mettermi alla prova. E la prova è stata una lezione di anatomia. E ha detto, voglio capire se ce la faccio. Cioè, è meraviglioso avere un medico che desidera tanto aiutare gli altri, ma che vuole mettersi alla prova per te e anche per lui. Cioè, vuole verificare di essere all'altezza. Inoltre, a Vito un abbraccio da parte grazie, nostra. No, 1983, veramente. Sereno variabile. Il caratterino di Amanda. Ah. 6 anni più tardi, 1989... Beh, insomma, guardate che serata d'onore. Ma che cosa ti ho fatto? Ah, perché sono 2 mesi che non ci sentiamo, eh? 2 mesi. Poi potresti anche telefonare tu una volta ogni tanto, non è mica vietato, eh? Lo sai che non lo faccio apposta? Insomma, ma che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorata di te, c'è che io ora vivo.
Non solo, passano 3 anni e dal formidabile Gianni Minà ad Alta Classe accade questo, 1992. Me li racconti tu invece come li hai visti e come li vedi tu? È l'unica cosa che mi viene in mente su di lui, un gatto perché come gatti viene quando vuole lui e non quando vuoi tu, perché come i gatti, che se ne dica, è molto affettuoso a modo suo, e perché come i gatti è fedele. I gatti non sono fedeli come i cani, sono fedeli in un altro modo. E di lei è una bambina. Una bambina perché è riuscita a non mandare via, a mantenere il bambino che c'è dentro tutti, ma che in genere tutti cercano di mandar via per crescere. Lei è riuscita a crescere senza mandarlo via. 6 anni dopo, la vita artistica restituisce a Stefania Sandrelli, la mamma di Amanda e la compagna che ha prodotto Amanda di Gino Paoli, quello che Stefania merita. 2018, guardate. C'è un dato speciale dedicato a Stefania Sandrelli. Grazie. Il cinema fa talmente parte della mia vita che per me questo David è il simbolo della realizzazione del mio grande sogno che ho cominciato nel 1961 e che lo dedico a tutte le persone di grande talento che ho avuto il privilegio e la fortuna di incontrare nella mia lunga carriera e che mi hanno portato fin qua. E veramente grazie a tutti, grazie. 2 anni dopo, oggi, 30 giugno 2020, stessa collana, I beg pardon. C'è una sorpresa però, perché c'è un videomessaggio per voi. Oh! Rivolgere un pensiero alla musica che sto studiando, al teatro e al cinema, che spero che riprenderanno al massimo. Mio amore grande! Rocco è il figlio di Amanda e il nipote di Stefania, sì. Che ha una passione... Melomanissimo, come mio nonno. Quanto è dolce questo ragazzo. È meraviglioso. Amanda. Melomane nato perché a 2 anni io provavo... uno spettacolo in teatro con la regia di Maselli, di Citto Maselli, a Messina, nel Teatro Piccolo, e passavo davanti all'ingresso del Teatro Grande, che Katia conoscerà bene. E c'era la musica, lui non parlava ancora. Si è infilato, ho detto, digli che è mio figlio, si è infilato a vedere le prove del Barbieri Siviglia e ha passato 25 giorni così, davanti ai musicisti e ai cantanti, e non ha mai più smesso di suonare, di cantare, di dirigere, di ascoltare opera. Gli auguro il meglio a Rocco, perché si capisce da come suona e dal pudore che ha avuto nel fare questo messaggio. Ma l'ha voluto fare lui, ma è veramente dolce. L'ha voluto fare lui. È veramente dolce. Noi non vogliamo speciale. Insomma esibirlo perché non è il momento, lui no, è uno studente. Ma me l'hanno detto studente. In redazione. C'è Rocco che vuole fare un video messaggio. Sì, me assolutamente. Ah, ecco. Me l'hanno riportato, io voglio farvi, prima di darvi in dono,
il ritratto che Lucangelo Bracci, il nostro disegnatore, vi ha dedicato, ho in mente un'idea. Adesso io mi metto dietro le telecamere, l'improvviso regista, sì. Chiedo alla ottima Elisabetta Pirelli, che è la nostra regista, di inquadrare per tutto il tempo, doppia camera, splitta, gli occhi di Amanda Sandrelli e di Stefania Sandrelli, il conduttore si licenzia per qualche minuto e da quel jukebox scatta una canzone con un video molto particolare. La regia la facciamo noi, a voi. Ah! Volete farci piangere? Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Se tu te ne vai, fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Stefania Sandrelli e Amanda Sandrelli a Io e Te. Che bello, veramente. Ringrazio di cuore Marco, il mio operatore preferito, un gentiluomo della RAI. Vieni Marco, ti restituisco la camera e il tuo lavoro. Che bello, grazie. Che bello. Tu hai fatto il regista, carissimi. Ma io ho fatto un po' l'attrice, eh? Mi sono messo dietro la telecamera, che bello! Io vi ringrazio di cuore. Grazie. È stato bellissimo vedere i vostri occhi. Veramente. Aspettate, che ho un regalo per voi. Ah. Allora, aspetta un attimo. Lucangelo, eccolo. Bracci ha disegnato. Ma che meraviglia! Un po' complicato. Anche allora, prima lo facciamo vedere io. Ai nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. Ah, ci hai preso da lontano, bravo. E io questo è il disegno che Lucangelo ha dedicato a voi due. Che cosa ritrae? Spiegatelo. Allora. C'è una didascalia. Ah, io sono sì, la streghetta. Chiedile se c'è un'amica. Arrogo, arrogo. Se c'è un'amica.